pronto per lo start della Moto3, attacchi al numero 81, anche Jet 81, Stefano Nepp, vincitore in pre-Moto3, oggi con il team Leopard nel Mondiale Junior, benissimo all'ingresso della variante del Parco Nepa, subito al comando. Stefano non ha perso ritmo da CIV, ovviamente pilota che sta maturando in fretta e che comunque proprio all'interno del CIV aveva disputato stagioni molto molto interessanti, ottimo. Partiti come missili, Nepa, Groppi e Annoni si sono tirati dietro, che però già hanno perso qualche metro. Che... va, mentre Nepa è sempre davanti a Groppi. Velocissimo Nepa e Groppi bravo a tenerne la scia. Stefano Nepa ha guadagnato un po' di metri, prova l'allungo, però Suzuki adesso con la seconda posizione. Sono a oltre 3 secondi dal leader che è Nepa e qua sta chiaramente tentando di staccare tutti i suoi avversari, vediamo se ci riuscirà, ha un bel vantaggino, vediamo ora in quanto. Ha girato in 44,5, giro veloce. Ha un secondo e mezzo di vantaggio, ha fatto sì il giro veloce. Quasi record, eh? E siamo a 13 millesimi di secondo dal record, ha aumentato il suo vantaggio a 2 secondi e 2, ora diventa veramente importante. Hanno curva secca verso intanto sinistra, Nepa. Intanto Stefano Nepa, che ritorno, vittoria mai volata. Qui si festeggia ovviamente Moretto di Stefano Nepa, che soddisfazione per un pilota che abbiamo visto tante volte vincente, soprattutto sì. In pre-Moto 3. Con una schiera di tifosi foltissima, noto anche per questo, dobbiamo dire, sono arrivavano con i pullman. Ritornato molto volentieri a fare questa gara importantissima. E insomma, dal Mondiale Junior, il pilota vediamo in grande crescita, lo ha dimostrato con una gara stupenda. Perciò col qua i tifosi di Nepa, appena li abbiamo nominati, si sono materializzati subito. No, in realtà lo sapevamo ovviamente che c'erano, non mancano mai. Nominiamo gli ultimi piloti andati a punti, visto che arrivati appunto alla top 10 con Bruno Jeraci e Spano Nepa, che tra l'altro, vabbè, facciamo sempre queste osservazioni, li ritroviamo sempre grandi questi piloti dopo averli, soprattutto adesso che arrivano dalla pre-Moto 3, che sono poco più che bambini, e poi ritrovarli già magari dai 15-16 anni fa abbastanza impressione. No, io mi ricordo Nepa quando correva in pre-Moto 3, che vinceva e i suoi tifosi campione italiano, arrivavano, anche lo ricordiamo, arrivavano col pullman, si organizzavano dei pullman per venire a vedere. Per Stefano Nepa. Stefano, ben tornato, torni e vinci. Grazie, devo ringraziare tutta la mia famiglia. Niente, è stata una gara non molto combattuta, però ho visto che ogni giro prendevo sempre più vantaggio e poi ho cercato di gestire e ce l'ho fatta. Accesi i semafori rossi, si spengono, allora attenzione piuttosto Nepa. Secco e rapido. Nepa è andato in testa e ora all'interno si è infilato Zannoni, quindi al momento penso che siano Nepa, Zannoni e Groppi i primi. Parlando della gara, Nepa, Zannoni e Groppi stanno tirando moltissimo nel tentativo già di allungare su. Si stanno allungando subito perché il ritmo impresso da Nepa è davvero notevole. Del resto ieri a lungo nel corso della gara Stefano Nepa ha avuto un vantaggio sul giro quasi prossimo al secondo. Davvero tanto, considerando che il livello della Moto3 italiana è leggermente elevato. Pure Stefano ha trovato davvero gran feeling subito con la sua moto qui a Misano World Circuit. Nepa sta forzando ancora, grandi intermedi per lui, quindi probabilmente avremo già un riscontro. Voglio vedere il cronometro, sicuramente importante. 44 424, nuovo record della pista. Pronti via, nuovo record pazzesco. Stefano Nepa, che ritmo che ha trovato questo pilota, che lo ricordo. 43 972, Stefano Nepa ha spezzato il muro. Mamma del 44, 1:43.9, veramente. Mamma mia, gli ultimi tre giri di Nepa sono stati costantemente il nuovo record della pista, per cui insomma ci dà l'idea. E è gran ritmo, e allora è giusto premiare con queste riprese Stefano Nepa e la sua KTM. In un lato della pista più veloce Zannoni, nell'altro risponde Groppi. Adesso eccolo qui Stefano Nepa e questo bellissimo super slow-mo in prima variante. È bellissima questa immagine. Carro Stefano Nepa che già saluta e si sta divertendo, e qui la commozione. Queste immagini sono proprio tenerissime, davvero bellissime, dal box di questo pilota che arriva a Misano e domina tutte e due le gare, round 7, round 8, Stefano Nepa.
Nepa. E poi Stefano Nepa che è arrivato col consueto seguito di tantissimi piloti, sì. Assolutamente sì, era così dalla prima gara che ha fatto in premoto 3, figurati, sì. Adesso sì, mi ricordo, ripeto, pullman, due o tre pullman di tifosi, quindi insomma un bel seguito. Ora ed eccolo qui, tripudio generale, Stefano Nepa, mamma mia, bravissimo. Nicolori Leopard, lo ricordiamo, è il team, come si diceva, col quale... Posizione ancora una volta in questo weekend perfetto per Stefano Nepa. Sì, ancora un'altra vittoria. Niente, sono felicissimo e l'obiettivo mio era quello di fare un passo gara ottimo e di riuscire a portare il passo del 43. E ci sono riuscito, penso. E niente, sono felicissimo, ringrazio ancora il mio team. Stefano Nepa in pole, Stefano torni al CIV, lo fai da protagonista dopo una doppietta fantastica a Misano, oggi pole al Mugello, ma vuoi siglare un altro weekend incredibile oppure solo tanto allenamento? Ah, io ci provo a rifare come Misano, però per me qui è allenamento, il mio campionato principale è il CEV, il Mondiale Junior, quindi... Qui vengo soprattutto perché fa sempre piacere tornare nel paddock del CIV, è sempre bello, e dopo per fare allenamento che non fa mai male. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Meteor Honda numero 77, ma attenzione, mamma mia, ha preso uno scarto secco, deciso a cercare subito la migliore traiettoria Spinelli, che però ha perso qualche posizione. Tentenamento per Marcon, chissà se è frutto di un contatto oppure no, fatto sta che il gruppo arriva con Nepa davanti a tutti. E diceva non bisogna far scappare Stefano Nepa, Stefano però è partito molto bene. Molto bene, perché si iniziano a vedere i primi duelli con Nepa che comunque prova ad allungare Carraro, che cerca di tenere la scia, e con Stefano Nepa, quindi Nicola Carraro in seconda posizione. Ma vediamo ora appunto se Nepa riuscirà nel suo intento, che è quello logicamente di staccare tutti, prendere largo, imporre il proprio ritmo, che a Misano è stato irraggiungibile per tutti. Sì, gli sì, altri. Devastante, devastante davvero. Stefano Nepa in grandissima forma, che prova, come dicevo, alle spalle però di Nepa, perché ora vediamo, stanno transitando sulla linea del traguardo, vediamo il vantaggio che ha acquisito Stefano Nepa, un secondo e tre praticamente, 1:2:90, quindi vuol dire che ha aumentato il divario, infatti Nepa...